Burloni, oggi su Minecraft vedremo 10 modi per uccidere il Warden. Questo video, ragazzi, mi è stato consigliato da Michele Burlone, che saluto un sacco. Un bacione e un abbraccione, Michele. Grazie mille per l'idea, perché ragazzi, i server mi hanno creato un video bellissimo. Ma non voglio perdere tempo, voglio andare subitissimo a provare il primo metodo. Anche se il ragazzo server mi ha detto: guarda che non te ne ho preparati solo 7, perché ce ne sono anche 3 extra. E alla fine ti farò una piccola domanda per vedere se tu conosci altri metodi. Ciao ragazzo server. Voi ragazzi, se non siete iscritti al canale di Marci, iscrivetevi cliccando il tasto rosso qua sotto. E io direi che possiamo subito iniziare. Metodo numero 1. Ricordati il kit, ok? Allora, so di per certo, ragazzi, che qualcosa dovrò farlo in creativa per provare, ma mi ha detto che me li ha fatti per farli in survival. Metodo numero 1. Andiamo a leggerlo. Potrei uccidere il Warden utilizzando una trappola con delle Wither Rose. Questo metodo non è molto efficace, ma è molto semplice e ti permetterà di non subire danno, forse. Vediamo un pochettino se ce la farò a fare questa cosa, ragazzo server. Wow, ok, perché ho 3 cose in più e ho anche delle trapdoor. Oh, capito! Mi piace, ragazzo server. Ah, te lo sei anche provato da solo. È bravo. Allora, io penso di dover fare una cosa di questo tipo qua. Quindi devo mettere le trapdoor qua, ragazzi. Ho anche la spada fortissima e ho anche il warden esattamente in questa zona qua. Devo essere veramente mega veloce per aprire nel mentre lui sta per passare. Io penso che farò una cosa di questo tipo. Ecco qua. No, non è passato. Vieni. È viece. Sei dentro. Oh, ma stai per caso morendo? Ma quanto mi dispiace, piccolo warden. Mi dispiace tantissimo che ti sto uccidendo proprio in maniera così facile facile. Raga, OP questa cosa, perché si può fare davvero in survival. E noi stiamo uccidendo il warden davvero in survival. Quanto ci metto, ragazzo server, a ucciderlo? No, per farmi una stima di quanto tempo devo utilizzare, devo aspettare qua, eh. Ma pensi che sia facile, ma non è facile per niente. Ma grazie, ragazzo server, che ci dà l'arco per fare più in fretta. Uè, warden. Uè, why you? Guarda come ti ho ammotto. Mi ha fatto uscire da... Mi ha fatto uscire dalla zona, raga. Comunque è fortissimo, raga, eh. Bisognerà... Cioè, quando lo... Se lo vuoi combattere così, devi portarti veramente un sacco di mele d'oro, perché è veramente, veramente OP come cosa. Ok, devi stare attento al Sonic Boom, secondo me. È l'unica cosa che vi dico di stare attenti. Allora, vediamo un pochettino se riesco a fare un pochettino così. Mi vuole per caso uccidere questo campioncino. Oh, non ci stai riuscendo. Cavolo. È morto! Sì! 250 cuori il ragazzone, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta! E questo metodo mi sembra molto carino e abbastanza infallibile se fatto in survival. Ma passiamo al metodo numero 2. Voglio leggerlo subitissimo. Il secondo metodo è un po' insolito, ma molto efficace. Consiste nell'uccidere il warden utilizzando dei pesci palla. Sì, esatto. Come Marci, prova e vedi tu. Sono diventato... Mi potresti mettere palla, per favore? Ecco, sono diventato... Adesso voglio essere Marci palla per tutto il tempo di questa roba qua. Perfetto. Allora, io direi metodo 2. Blocco centrale warden, 4 blocchi laterali, 4 blocchi laterali, pesci palla. Allora, questo qui mi sembra che sia un po' più difficile in survival, però tutto sommato si potrebbe anche fare. Prendiamo il warden. Ok, quindi warden al centro. Bisogna mettere il warden qua dentro. Poi vado a metterci un pesce palla qua. Un pesce palla qui, un pesce... Non è vero, ma non è vero, raga. Ma prende veramente il veleno. Ma sto Mario, raga, che bello. Vabbè, raga, questa cosa è totalmente la fine del... Questa cosa, comunque, ditemi quello che volete, ma è veramente la fine del mondo. Veramente super mega bello. Adesso devi morire, che io ti aspetto qui. Piccolo warden, devi morire. Piccolo warden, devi morire. Vieni qua, che ti uccido io. Oh, ciao. Ho una spada anti-ward. Oh, ho appena ucciso tutti i pesci palla. Quindi lo proverò a uccidere un pochettino io. Gli faccio un po' di danno. Comunque, raga, veramente fortissima questa cosa, raga. Ma questo? Quando è spawnato questo? Aiuto, mi fa paura questa cosa. Mi è spawnato qua davanti. Mi ha fatto un pochettino di paura, devo ammetterlo. Qualcosa mi dice che il warden sta morendo. Qualcosa me lo dice, perché Marci prende la...
Marco è morto? Ma Pesci Palla, ma l'avete distrutto? Ma l'hanno distrutto in 2 secondi. Questa cosa mi ha messo particolarmente ansia, se devo essere sincero. Palla 1, Warden 0. Andiamo con il terzo metodo, che secondo me sarà molto, molto, molto carino. Allora, leggiamolo molto bene. Questo forse è uno dei più dispendiosi, ma quello che ti consentirà di ucciderlo nel modo più veloce possibile, usando gli Iron Golem. Sponali e vinci la battaglia. Anche questo, secondo me, è fattibilissimo in survival, perché alla fin fine io vado a prendere tantissimi Iron Golem, perché io ne posso sponare veramente tanti, raga. Adesso non mi ricordo se si faceva così, se si faceva così. Aspetta, io se faccio tipo una roba così dritta, poi ne metto. Metto uno di questi qua, gli altri... Ok, esatto, vedi che c'avevo ragione, porca miseria, sono troppo forte. Ti puoi levare un secondo, grazie, molto gentile. Direi che possono bastare, questi tizi qua. Allora, io farei una bellissima cosa, lo sponerei esattamente qua. Ora io prendo e me ne vado, me ne esco da qua. E voglio guardarmi tutta la... No, raga, ma lo stanno massacrando! Ma lo stanno distruggendo! Ma è possibile anche questo, sto Mario! Mamma mia, guarda, raga! L'hanno distrutto in 2 secondi! Ma raga, ma questo bisogna farlo veramente in survival! Ti porti un sacco di ferro, sponi gli Iron Golem e lo distruggi in men che non si dica! Bellissimo, divorato completamente. Metodo numero 4. Oh, non l'ho letto. Ok, penso che questo sia da fare con i cani. Penso proprio di sì, anche se non l'ho letto. Ma io lo voglio fare subito. Allora, dobbiamo addomesticare... Ah, ho capito. Io penso che adesso devo addomesticare dei cani, esercito di cani, e poi aprirli, penso. Dimmi che è così, per favore, da fare. Dimmi che, per favore, che è una cosa così da fare, perché io impazzisco totalmente. Allora, devo fare tanti cuoricini, tanti cuoricini per Marci. Tanti cuoricini per Marci. Esercito di cagnolini, siete pronti per distruggere gli Warden? Sì che siete pronti. Pum e pum. Ragazzi, fate il vostro dovere, grazie mille. Potete fare il vostro dovere, grazie. Ma questo qui ce l'ha con... Aiuto. Ehi, i piccoli cani, uccidetelo, non fatemi Me lo pia la mano. Ok, lo stanno fracassando completamente. I miei piccoli cagnolini. Cagnolini. Ho una super idea, ho bisogno di blocchi però. Ho bisogno di blocchi, la facciamo così. E 4 mi bastano in teoria. Sì, però lui probabilmente poi mi sbalza via. Proviamoci, devo salire. Se io salgo in teoria... Ho i cagnolini sotto che adesso lo fracassano. Sì, fracassatelo tutto. Sì. E che gli vuoi fare, E cosa volete fare al signor March? Però mi potrebbe uccidere in questo momento. Ho davvero paura. Oh, sono ancora vivo. Devo mangiare la mela. Sono morto. Aiuto! Cani, finite il vostro lavoro! Non potete non aiutarmi! Ho perso la mia spada, però. Ciao, dov'è la mia spada? Vi siete mangiati la mia... Ecco la mia spada. Mi è ritornata la spada. Potete farlo fuori, brutalmente. Ma che bello, però, il fatto che è in acqua. Lui prenda più danno. Brutto schifoso! È morto! L'ho visto in diretta, con i miei occhi. E un altro modo l'abbiamo completato. Che figata, questo ragazzi, veramente bello, i miei cagnolini ce l'hanno fatta. Quinto metodo per uccidere il Warden, questo forse è uno dei metodi più divertenti e strani. Oltre a questo è estremamente lento, uccidi il Warden con l'aiuto degli Shulker. Tanti Shulker, ti consiglio di restare in creativa o volerai via con lui. Proviamolo ragazzi, mettiamoci in creativa questa volta. Ok, posiziona gli Shulker sugli spot esterni, il Warden al centro. Ottimo, vediamo un pochettino. Questo qui dovrebbe essere il Warden, ne prendiamo uno. E gli Shulker sono esattamente qua, che io praticamente devo fare questo lavoro qua. Quindi devo metterne tanti così. Ho capito! Cioè lui praticamente muore perché va talmente in alto. No, raga, bellissimo. Proviamola. Proviamola, raga. Vediamo se veramente vola. No, raga, questa cosa mai vista, una roba del genere, eh. Vediamo se lo beccano. Questo piccolo Warden si sta un attimino stizzendo. Sta dicendo, uè, qua, che stiamo facendo?
Guardalo, arrabbiatissimo. Eccolo! L'hanno preso! Lo stanno distruggendo! Lo stanno fracassando, ragazzi! Oddio, no, non è vero! Non è vero, raga! Non è vero! Sembra una scena di Stranger Things, raga! Che prende e sale in alto! È Vecna che l'ha preso! Altro che... Non ci credo! È la cosa... No, raga! È la cosa più bella che abbia visto nella mia vita! Lascia... Raga... Quanti miei, ragazzo server, chiedi mi piace, perché questa cosa ne merita come minimo 50.000. Ma che cosa ti sei inventato? Ma dove l'hai vista questa cosa? Non ci credo. Non è vero. Adesso lui cade, prende danno e ritorna su. Prende danno e ritorna. No, questa cosa è fuori di testa. Vedete? Prende un sacco di danno. Ora si... Non ci credo, raga. Non ci posso credere a questa cosa. Pochettino arrabbiato il nostro amichetto, eh? Ma per caso stai morendo? Ma mi dispiace veramente tanto, lo sai? Ma proprio mi dispiace tantissimo. Oh, adesso tu stai per cadere? Guarda, cado con te, guarda, cado con te. Cado proprio con te. Mi lascio andare quando cadi. Guarda, guarda, guarda che cado anche io, signor Warden. Signor Warden, eccomi qua. Cado con lei. Oh, però ne ha distrutti un botto, di sti tizi qua. Ma che te li rispono io, Ma che te li rispono io, Cosa pensi? Che non... Ma guarda come li distrugge. Li fracassa proprio, raga. È clamorosa questa cosa. Dai, prendetela con quelli più deboli di te. Capito? Se la prende con gli shulker perché sono più deboli di lui. È morto! È morto, raga! Non ci credo, raga. Ci siamo persi la morte perché gli ho dato un colpo di spada per vedere quanta vita avesse. Era morto, praticamente. Wow! Questo è il più bello di tutti. Nei commenti ditemi qual è il vostro modo per uccidere il Warden preferito, ovviamente. Record numero 6. Posso rimettermi in survival? Mi raccomando, anche un like, assolutamente. Questo metodo in survival è il più costoso. Ti occorreranno gli End Crystal, che esplodendo sono però capaci di far davvero tanto danno. Usali con attenzione. Allora, voglio vedere dove cosa devo fare. Ok, immagino che il Warden sia da mettere qua dentro. Ok, perché non riesco a metterlo? Eccolo qua, mi mangio direttamente la mela d'oro e mi prendo direttamente questi qua. Quindi io praticamente, se lo metto qua, non ho capito come funziona, però. Aiuto, devo fare così. Guarda che bravo, guarda che potenza. Guarda che potenza, campione. Ma tu che vuoi fare? Aspetta, se ne metto tanti? Posso metterne tanti, secondo voi? No, mi sa che non posso. Però vabbè, faccio un sacco di danno, raga, Ciao, campioncino, come stai? Tutto bene, Mi sa che qualcuno ti sta uscendo con gli End Crystal, però è fattibile, penso, come cosa. Questo è molto rapido. Dici? Io ci sto mettendo veramente tanto in realtà, Quanto è morto? È morto? Non è morto. Raga, servono 20-25 End Crystal e lo si distrugge completamente. Wow, questo mi è piaciuto. Non come il scorso, ma questo mi è piaciuto un sacco. Metodo numero 7. Come ultimo metodo, forse uno dei più soddisfacenti per chi è in cerca di vendetta. Dopo essere stato ucciso dal mob più forte del gioco, usa la sabbia. Sai cosa fare, ragazzi? Quindi lo posso anche soffocare? Mi stai dicendo che sto per soffocare un Warden? Non me lo stai dicendo davvero, ragazzi? Non me lo stai dicendo davvero. Non me lo stai dicendo. Dai, per favore, non è vero. Però non riesco ad andarli sotto io. Come lo spono qua e ci metto la sa. Oh, ma mi dis. Ma sta. Ma guarda un po'. Sta proprio morendo soffocato. Qualcosa mi dice che muore soffocato adesso. Io non ci posso credere. Cavolo, è proprio qua. Vediamo. Voglio vederlo proprio soffrire. Guardate. È qui che prende danno. Dai, Matti, muovi a morire o devo usare gli End Crystal, campione? Allora, è morto? Mi sa che è morto perché è uscito fuori questo qua. Lo Skulk Catalyst. Bello questo, raga. Era l'ultimo? Era l'ultimo. Allora voglio provare gli extra. Allora, mi ha detto la ragazza che ha visto un video di qualche mese fa che con gli snapshot si poteva uccidere con questi modi qua che andiamo solamente a leggere. In questo primo metodo extra dovrai uccidere il Warden utilizzando le pozioni di cura. Come mai? Perché il Warden è considerato un mob non morto. Ma effettivamente questa cosa non funziona più perché è stata fissata. Ve lo faccio vedere. Guardate un po'. Se io prendo tantissime pozioni di queste qua, le facciamo in creativa questi ultimi. Guardate un po' che roba. Metto il Warden e non gli faccio più danno, ragazzi. Non gli faccio proprio danno. Era bello. Sarebbe stato carina come cosa. Il secondo metodo extra era far cadere il Warden nella lava. Ma come ben sapete, il Warden resiste brutalmente la lava. Guardate, se lui va sotto non gli succede praticamente niente. Però non sapete che lui può soffocare sott'acqua, quindi basterebbe mettergli dell'acqua, mettere sopra dei blocchi qua che lo coprono
e lui potrebbe morire soffocato completamente. Ora ve lo mostro, ragazzi, molto semplicemente. Se io vado qua e metto l'acqua ovunque, adesso lui magari potrebbe uscire perché non devi... Mannaggia che è uscito, puoi tornare giù, per favore? Adesso ne spawn un altro, capito? E ne spawn un altro, che facciamo? Mo vediamo. E che facciamo qua? Oh, sta morendo soffocato, mi stai dicendo? Ecco qua, ragazzi, che invece sott'acqua lui prende danno. Ultimo metodo extra che è stato sistemato è... Questo metodo è molto simile a quello dell'esercito di cani, solo che come alleato avrei un altro mob, le api. Vi ricordate che il Wither poteva essere ucciso dalle api? Ecco, ragazzi, purtroppo il nostro amico Warden non può essere ucciso dalle api. Ve lo dimostro subito mettendo un Warden al centro e delle api sui lati. Non fa assolutamente niente, nemmeno, non le fa nemmeno arrabbiare, considerate, perché sono troppo in basso. Probabilmente c'è un metodo, potrebbe essere quello di chiudere un'ape esattamente in una posizione molto bassa rispetto a quella dove è lui, quindi farlo spawnare esattamente lì dentro. Facciamo così, possiamo fare summon in questa posizione qua, vediamo un po' se spona lì dentro. Si spona lì dentro, quindi possiamo farlo spawnare. Torna lì dentro. Ok, in teoria lui, forse vedendolo lì dentro, potrebbe... Non lo so se così può funzionare. Neanche mettendo le nostre... Oh, attenzione! Si potrebbe arrabbiare così? Si sta arrabbiando, ma non sta succedendo niente, ragazzi. Niente, è semplicemente arrabbiato con qualcuno a casa. Ah, se la sta prendendo con un'ape. E l'ha praticamente devastata completamente. Niente, non si può fare questa cosa. Un altro modo per uccidere il Warden, che mi ha detto di prepararmi da ragazzo, sai, perché mi fa... Prova a prepararti un metodo e vediamo se questo metodo io non l'ho messo. E questo metodo è semplicemente far soffocare il nostro amico Warden, non magari con l'acqua perché ho sbagliato, ma con gli alberelli, ragazzi. Guardate, lo sto chiudendo completamente. Adesso bisogna chiuderlo completamente, ma lui praticamente muore soffocato all'interno degli alberi. E lo sentite che sta morendo, vedete? Cioè, lo sentite qua dentro che sta prendendo tanto danno. Oh, mi dispiace, parecchio. Forse no. Ragazzi, lasciate tantissimi piace e se il video vi è piaciuto non vi costa niente lasciare un mi piace e soprattutto iscrivervi al canale. Datemi nuovi consigli per video perché Michele Burlone ha avuto un'idea sensazionale. Seguitemi su Telegram, Discord e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti.